Ehi là 3D Artist e bentornati! Nel video di oggi daremo un'occhiata a due add-ons per la creazione di alberi. Il primo è fra quelli già preinstallati in Blender, quindi basta andare in Edit, Preferences, andare nel menu Add-ons e cercare Sapling Tree Gen e spuntare la casella per attivarlo. Una volta attivato l'add-on, quindi possiamo andare in Add, Curve e cliccare appunto su Sapling Tree Gen. Come possiamo vedere, una volta cliccato sul comando verrà generato un albero base randomico che potremo poi andare a modificare. Infatti, in basso a sinistra della nostra viewport avremo un pannello che una volta aperto avrà al suo interno tutte le opzioni necessarie per poter modificare il nostro albero. Nella prima sezione Geometry troviamo tutte le impostazioni che ci servono per modificare quella che è la shape generale dell'albero in questione. I primi sono abbastanza autoesplicativi e servono a modificare la risoluzione della curva e la risoluzione del bevel che stiamo andando ad applicare a quest'ultima. Abbiamo poi l'handle type della curva che vi consiglio di lasciare su auto, mentre subito sotto abbiamo un pannello che ci permette di andare a selezionare dei preset di shape che possiamo andare ad utilizzare, ma nel momento in cui vogliamo andare a modificare l'albero per i fatti nostri e ad usare quindi un custom shape, torniamo nel pannello shape e selezioniamo custom shape. I tre slider successivi, Branch Distribution, Branch Rings e Random Seed, invece sono quelli che ci permettono di andare a modificare la shape e la disposizione di quelli che sono i rami secondari del nostro albero. Una volta soddisfatti della shape base che abbiamo dato al nostro albero, possiamo passare ai pannelli successivi che ci permetteranno di andare a modificare in maniera più accurata la forma dell'albero e dei suoi rami. Infatti, ad esempio, se vogliamo che il nostro albero abbia un solo tronco centrale, possiamo andare in Branch Growth e alzare il primo parametro in Vertical Attraction in modo così da collassare i rami secondari. Vi consiglio poi di giocare un po' con questi parametri per prenderci un po' di dimestichezza e capire anche un po' meglio cosa fanno, anche perché molti di questi parametri si attivano e disattivano in base al tipo di shape iniziale che abbiamo dato, e anche perché poi inoltre il video diventerebbe troppo lungo se volessimo andare a spulciare ogni singolo parametro. Per generare poi le foglie del nostro albero basta andare ovviamente in Leaves e cliccare su Show Leaves. E anche qui abbiamo delle opzioni che ci permetteranno di modificare la forma, la disposizione e l'orientamento delle foglie sul nostro albero. E ovviamente col parametro Leaves possiamo andare a modificare la quantità di foglie che verranno generate sui rami. Purtroppo però un piccolo problema di questo add-on è che se vado a fare una qualsiasi altra operazione all'interno della scena o semplicemente sbaglio a cliccare, il pannello qui a sinistra si disattiva, si chiude e non avrò più la possibilità di continuare a modificare successivamente l'albero su cui stavo lavorando. Ed è per questo che preferisco di gran lunga il prossimo add-on che andrò a mostrarvi, perché utilizza i nodi e consente appunto di effettuare qualsiasi tipo di modifica in qualsiasi momento. Questo add-on si chiama Modular Tree o M-Tree e ovviamente metterò il link alla pagina GitHub in descrizione. Per scaricarlo, come abbiamo già visto anche in un altro video, basta andare su Code e cliccare su Download Zip. Per installare l'add-on basta andare quindi in Edit, Preferences, andare nel menu Add-ons e cliccare su Install. Andare poi nella cartella dove avete scaricato l'add-on, selezionare la cartella compressa e cliccare su Install. E adesso possiamo andare in un qualsiasi pannello che ci fa comodo e impostare l'editor type su M3 Node3. Clicchiamo poi su New per creare la prima istanza su cui andremo poi a lavorare. Poi andiamo quindi in Add e il primo nodo che andremo a posizionare sarà Tree Parameters. E ovviamente per il momento l'output lo lasciamo su Preview perché è più veloce e meno pesante da gestire. Adesso nel momento in cui andremo a creare il nostro albero cliccando su Create Tree, uscirà questo alert che ci dice il nodo è invalido, per poter procedere dovete andare ad inserire un Trunk Node. Andiamo allora in Add, Nodes e andiamo ad inserire Trunk Node. Quello che abbiamo appena inserito è il tronco principale, adesso possiamo andare a cliccare su Create Tree per avere una preview. Adesso per comodità attiviamo Auto Update per avere una preview in real time di quello che stiamo facendo. In questo nodo posso andare a variare l'altezza dell'albero, il raggio alla base, il raggio in cima, anche se secondo me è meglio tenerlo al minimo, la risoluzione della curva su cui viene costruito il nostro tronco, lo spessore totale del tronco,
e la randomness, che non fa nient'altro che andare a disporre in maniera più o meno casuale i punti che costituiscono la curva su cui viene costruito il tronco, e più è alta e più il tronco tende ad accartocciarsi. Una volta finito di modificare il tronco principale, quello che ci rimane da fare è andare ad aggiungere i rami del nostro albero, quindi andiamo in Add, Nodes, Branch Node. E colleghiamo così poi il Trunk Node al Branch Node. Secondo me i rami su quest'albero sono un po' troppi, quindi andiamo in Amount e ne diminuiamo la quantità. Siccome sembra che in questo caso siano un po' troppo appiccicati fra di loro, possiamo andarli a separare un pochino andando ad aumentare lo split angle. Siccome li voglio un po' più corti, un po' più sottili, ne vado a modificare il raggio e la lunghezza. Adesso da questi rami voglio andare a generare dei rami secondari, quindi basta selezionare il branch node, andare in node, cliccare su duplicate e collegare il primo branch node al secondo. Adesso questi rami secondari voglio che siano un po' di più di quelli di prima, quindi vado in amount e li porto magari a 15. Vado ad aumentarne leggermente il raggio e lo porto a 0.4 e la lunghezza la vado a diminuire leggermente. Se come nel mio caso volete far partire i rami da un po' più in alto, basta andare ad aumentare il parametro start. Inoltre in questo addon è possibile anche creare le radici dell'albero. Ovviamente non posso collegarle ai rami, ma devo andarle a collegare al tronco. Adesso, finite le ultime regolazioni, l'unica cosa che mi rimane da fare è andare ad aggiungere le foglie. Vado quindi in Add, Nodes, Twig Node. In fondo al Twig Node, in Leaf Type, troviamo tre diversi tipi di foglie e una volta settati i parametri possiamo cliccare su Execute. Una volta così generate le foglie, torniamo in Tree Parameters e clicchiamo su Create Leaves. Come possiamo vedere, adesso abbiamo accesso ad altri parametri dove possiamo prendere questo contagocce e andare a selezionare le foglie che abbiamo appena generato. Qui inoltre, come potete vedere, abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire la quantità di foglie che vogliamo far crescere sul nostro albero e anche aumentare o diminuire la loro grandezza. Nel caso in cui vogliate utilizzare delle foglie modellate da voi, per prima cosa dobbiamo spostare l'origine alla base della geometria. Quindi con la foglia selezionata andiamo in Option qui in alto a destra e attiviamo Origins e usiamo il manipolatore per spostare l'origine. Una volta così spostato l'origine nella posizione desiderata, torniamo in Option e disattiviamo Origins. Andiamo poi nel Twig Node, in Leaf Type, e selezioniamo Custom, e con il contagocce selezioniamo la nostra foglia. Dopodiché possiamo cliccare su Execute, e come possiamo vedere verranno generati dei rami con sopra le nostre foglie. Andiamo poi in Tree Parameters e usiamo questo contagocce per selezionarle. E queste foglie custom, non essendo generate dall'addon, ovviamente necessitano di nuovi materiali e nuove texture. Se per caso non riuscite a generare le foglie sui rami è perché probabilmente all'interno del branch node non avete spuntato la casella Can Spawn Leaves. Inoltre qui a destra del node editor possiamo trovare il menu M3 dove è possibile caricare dei preset. Infatti, come possiamo vedere, abbiamo la possibilità di scegliere fra 4 tipi differenti di albero. Una volta selezionato l'albero che ci interessa, clicchiamo su Load Preset. E una volta caricato il preset all'interno del Node Editor, possiamo cliccare su Create Tree. Con questo direi che possiamo terminare qui il video. Io spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima e buon 3D!